È durato appena 2 ore il cessate il fuoco di 72 ore fra israeliani e palestinesi. La tregua era iniziata alle ore 8 locali, ma lo scambio di accuse tra Gerusalemme e Hamas è cominciato subito. In mattinata il sito di Hamas riferiva che 8 palestinesi erano stati uccisi e 20 feriti da colpi dell'artiglieria israeliana nei pressi di Rafah, nel sud della striscia. In precedenza un colpo di mortaio era caduto presso Kerem Shalom, nel sud di Israele. Tel Aviv conferma inoltre la cattura di un suo soldato da parte palestinese. Smentito, si tratti di un generale e un ufficiale della brigata di fanteria ed ha 23 anni. Il numero di morti palestinesi supera ormai le 1500 vittime, mentre quello dei soldati israeliani caduti in combattimento è superiore a 60. Sul lato diplomatico, l'Egitto ha deciso di cancellare i colloqui con israeliani e palestinesi per un cessate il fuoco duraturo.